Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini e benvenuti alla Palla Rosselli di Aprilia. È appena iniziata la sfida tra United Aprilia e Sporting Club Palestrina. Settima giornata del campionato di Serie C2, Girone C. Gira con calma lo United, ancora Cianfanelli per Pignatiello. Dentro ancora per Pignatiello, occasione e palla in rete. Pignatiello porta in vantaggio lo United. Tutto pronto, Galiti per Cianfanelli, sinistro, palla alta, Masullo, Cianfanelli prova lui, sinistro, fuori di non molto, dentro, ci cerchia, pallone dentro, arriva il fallo di mano di Galiti. Chiapparelli, e la palla in rete, il pareggio del Palestrina. Poi United con il diagonale pericoloso di Galiti. Concede solo calcio d'angolo a questa transizione di Palestrina, che però va in vantaggio ugualmente con Olivieri. Pignatiello, Galiti. Galiti prova il tiro improvviso, la respinta, poi Pacchiarotti. Ancora una grande risposta di Terribili. Ora prova il pressing alto la formazione di De Angelis. Palla là dentro, occasione ancora per Pignatiello. Musilli per Pignatiello, punta Olivieri, poi la combinazione tra i due e Olivieri che sfiora l'autogol. Gran riflesso di Terribili. Pignatiello ancora, Galiti va sul fondo, mette in mezzo e arriva il pareggio. La doppietta personale di Riccardo Pignatiello. Pallone dentro, occasionissima per Musilli, a branca impresa Terribili. Dentro per Cicerchi, anticipato, ma ancora Sporting. Cicerchi al tiro e di nuovo il vantaggio lo Sporting. Cicerchi 3-2. Cianfanelli, difende palla Cianfanelli. Mette in mezzo, preziosismo, poi forse un fallo, ma arriva il gol. La parte di Galiti trova un grandissimo gol, il gol del pari del 3-3. Pignatiello per Musilli, ancora Pignatiello, Musilli, il palo di Musilli, palla dentro, Musilli per Cianfanelli, Pignatiello è tutto solo, la respinta di Terribili. Meno così a giudizio del direttore di gara, ma ancora United con Musilli e arriva il 4-3. La spinta dello United si è concretizzata con il sorpasso. Addirittura in porta, palla fuori. Finisce qui. Aprilia vince 4-3 contro lo Sporting Club Palestrina dopo una lunga rincorsa. Da Fabrizio Agostini e Matteo Arena, un saluto a tutti voi.